Sai una cosa, Goku? È da molto che aspetto questo giorno. Finalmente è giunto il momento di consumare la mia vendetta. Oh, ma guarda che bella sorpresa! Ci sei anche tu, Vegeta. Già. Beh, non c'è alcun dubbio, Freezer, sei proprio tu. Si può sapere come hai fatto a ritornare in vita? Ha usato le sfere del drago. Non è così, forse? Sì, risposta esatta! E rieccomi qui al vostro cospetto! Ho passato troppo tempo in quell'inferno. Non ricordo nemmeno quanto tempo sono rimasto appeso come una larva in quell'odioso giardino fiorito. E ogni giorno ero costretto a sopportare tutte quelle orribili danze, marcette e parate. Non avete la più pallida idea di quanto sia stato frustrante per me? No, e non lo voglio neanche sapere. Nessuno ti ha chiesto di venire sulla Terra. Sei stato tu a farti eliminare da Trunks, ricordi? Certo che ricordo, ma tu dimentichi che tutto è iniziato per colpa tua. E ti garantisco che saperti ancora vivo non ha fatto che alimentare il rancore che tutt'oggi serbo nei tuoi confronti. Solo io, Genio, posso comprendere il dolore che ha provato. Ehi, aspetta! Ma Genio non è quell'essere che si è impossessato del mio corpo sul pianeta Namek? Sì, deve essere lui. L'ultima volta si è trasformato in una rana. Voi due non avete la minima idea di quello che ho dovuto passare fra tutti gli esseri. Proprio una rana! Non potete capire quanto sia stato umiliante. Non lo augurerei a nessuno. Ora smettila di piangerti addosso. Cosa? Che cosa hai detto? Se fossi rimasto una rana, non ti saresti cacciato nei guai. Vegeta, aspetta! Oh no, Capitano Genio! Perché, Vegeta? Non c'era alcun bisogno di arrivare a tanto. Ah no? Da adesso avremo un nemico in meno a darci fastidio. Ho l'impressione che tu sia diventato molto più forte di prima, Vegeta. Il mio piano non cambia. Vorrà dire che dopo che avrò ucciso Goku, ucciderò anche te. Davvero? Peccato che ti annienterò prima che tu possa fare del male a Karot. Ah.